Carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati a questo secondo giorno del mese di maggio, giorno in cui ricordiamo il 23° anniversario della beatificazione di Padre Pio. Saluto fraternamente voi qui presenti e tutti gli amici che sono in comunione con noi attraverso Padre Pio TV e i social media. In modo particolare voglio dare il benvenuto ad un gruppetto di giovani aspiranti artisti della Scuola di Arti Sceniche Le Piume del Vento di San Giovanni Rotondo, che questa sera rappresentano un ambito a cui Padre Pio ha prestato nel corso della sua esistenza terrena tanta attenzione, affinché anche a coloro che erano particolarmente esposti pubblicamente con la loro arte o professione non fosse mancato l'annuncio del Vangelo. Oggi allora da una parte vogliamo rinnovare il nostro impegno a non dimenticare questo aspetto dell'apostolato del nostro santo, continuando ad offrire occasioni di crescita nella fede per gli amici artisti. Dall'altra siamo persuasi che ogni forma d'arte comunica bellezza e che quanti sono impegnati nel mondo del giornalismo o della comunicazione hanno una grande responsabilità nel processo di formazione del pensiero e dell'opinione pubblica. Tanti, oggi più di ieri, soprattutto i giovani, guardano ai personaggi del mondo del cinema, della televisione e dei social come a dei modelli che sempre più spesso diventano anche inconsapevolmente degli influencer, cioè degli esempi da imitare, persone capaci di condizionare le nostre scelte, le nostre abitudini e a volte anche il nostro linguaggio. In questo ventennio, dalla canonizzazione di Padre Pio ad oggi, molti artisti, giornalisti e professionisti dello spettacolo di ogni livello sono giunti a San Giovanni Rotondo, a volte per rendere omaggio al nostro santo con la loro arte, per devozione, altre volte per chiedere sostegno nel loro difficoltoso cammino di fede, tante altre volte per ringraziarlo della sua intercessione nei momenti difficili della loro vita. Questa sera allora sarà proprio il gruppetto di questi giovani aspiranti artisti ad introdurre e a scortare la venerata immagine della Madonna delle Grazie. Accompagniamo con fede questo momento con il canto Sotto la tua protezione.